Vincenzo Orlandino è vice sindaco e assessore a Vedano Lona, si candida con la lista Patto Civico per Maiorino Presidente. Vincenzo, perché questa candidatura e che cosa vorrebbe portare in regione? Mi candido con la lista Patto Civico per Maiorino Presidente perché sono convinto che è il momento per la Lombardia di cambiare passo, di recuperare il tempo perso, di occuparci veramente di sanità, di trasporto ferroviario, di occuparci dei giovani, di restituire ai nostri studenti la libertà di potersi muovere sul territorio, di poter pensare a una carriera scolastica universitaria che sia all'altezza delle loro aspettative. Per fare questo dobbiamo pensare a politiche che non guardino semplicemente al consenso nel breve termine, ma che pensino nel lungo termine, soprattutto perché lo dobbiamo ai nostri figli. Dobbiamo fare in modo che le persone possano avere e disporre di una sanità che sia equa e accessibile a tutti. Non dobbiamo permettere che soltanto coloro che possano rivolgersi ad un operatore privato abbiano la possibilità di essere seguiti in un certo modo. Il trasporto ferroviario è in difficoltà, è in crisi, è necessario cambiare l'approccio anche su questo tema. Un tema molto caro per me è il tema della sicurezza. Abbiamo sul territorio delle difficoltà soprattutto per la diffusione del fenomeno dello spaccio nelle aree di confine, nelle aree boschive dei nostri comuni. Dobbiamo supportare gli enti locali ad affrontare questo tema, non possiamo lasciarli da soli, non possiamo permettere che delinquenti di questo tipo si appropriino delle aree dei nostri territori. La regione deve essere una guida, l'istituzione è un'istituzione importante, ha la possibilità e le capacità per poter essere un punto di riferimento sul territorio, è il momento di cambiare e con Maiorino siamo sicuri di poter dare veramente una svolta alla politica regionale.